Il pallone mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto incontrare persone magnifiche. Grandi campioni e gente comune. E ora comincia il secondo tempo della mia vita. Amore, ma è bellissima. No, non l'ho scritta io. È di Antonio Cassano. Quello ha 35 anni, già lascia il pallone, è matto. Ma come è che la tua età vuoi ancora giocare? Perché è quello che so fare, amico. C'è un tempo per giocare, è un tempo per vivere. L'ha già fregata una volta il tempo, Francesco. Che devo fare? La pasta? 50 grammi. Dolci? No. La cioccolata? È un dolce, non ci prova. Quella amara? Tanto non ti piace. La bomba alla crema? Sto scherzando. Lo so che è complicata per voi. Ma sono braccato, no? Ti piace il lupetto? Gagliardo, no? Ma non sta mai esagerando. Ma un bar, giornalaio. Qua vicino, un par di chilometri. Se era lontano, dove stava? Sta a Milano, è fidanzata e non segue il calcio. Io questa ma la sposo. Io sarò sempre con te, però devi essere pronto. Arriva l'allenatore giusto, altri 2 anni ce l'ho, pure 3. Totti, sempre Totti, ma io alleno la Roma, non soltanto Totti. Ma appuntato, può pare che il problema della Roma dove io. Per me questo è tornato per farti smettere. Te lo vuoi mettere in testa che non sei più insostituibile? No, ma vera, vediamo da che parte sta Roma. Tanto lo so che se ne oggi è domani, però almeno il finale lo voglio scegliere io. Io voglio il finale col Bottamo. Tutti 5 anni, tutto passato a Ponzio di Te. Io ho paura che senza quella palla non si manco che cazzo so. Un viaggio, un amore, una vita. Ma pare che alla fine qualcosa di speciale abbiamo fatto.